audio end Renato Natale, 68 anni, nato a Casal di Principe, eletto il 25 maggio 2014 con in supporto due liste civiche, Casale Rinasce e Ricostruiamo. Elezione avvenuta con il comune che è stato sciolto il 17 aprile 2012 e con ben 23 mesi di commissariamento. Il 10 giugno 2014, giorno della sua nomina. Che eredità ha amministrato varcando questa soglia insomma, di questo comune eh, di circa 22.000 abitanti? Sì, abbiamo varcato la soglia di un comune che aveva subito circa 30 anni di dominio militare della parte comunità organizzata e di amministrazioni eh, che non possiamo certamente dire molto efficienti ed efficaci. Se consideriamo che nel corso di quei da, dal 1989. Nessuna amministrazione è durata l'intera legislatura, ben eh, tre sono state sciolte per inquinamento camorista, queste amministrazioni dall'89 in poi, e le altre sono decadute per problemi interni all'amministrazione, nel frattempo ci sono state due disseste finanziari nel corso di questi anni. Quindi è ovvio ed evidente che una, una, un ente come quello di Casal di Vinci, una città con 22.000 abitanti, eh, sia di, sia, quando siamo noi arrivati era piena di problemi di criticità notevoli che erano di conseguenza i risultati di tutto questo periodo diciamo che i, i circa due anni di amministrazione del commissario prefettizio che dovevano ristabilire la legalità che intervengono dopo uno scioglimento un per inquinamento criminale in effetti non è che avessero risolto molti dei problemi eh, precedenti quando noi siamo arrivati abbiamo trovato una, una struttura comunale che era fortemente carente soprattutto in alcuni settori importanti dai servizi sociali a quello dell'ufficio tecnico, allora, per non parlare del corpo dei vigili urbani a cui siamo riusciti a dare una risposta, una minima risposta soltanto negli ultimi tempi. Questo, la mancanza di una struttura, di, cioè di personale, eh, ti crea enormi problemi, per muoverti non puoi fare nulla se non hai le persone adatte, gli tecnici, gli esperti, le persone che ti possono guidare in tutto questo. Teniamo conto che tra l'altro questa città, quando siamo arrivati, lo abbiamo dichiarato davanti alla, ad un tavolo del governo che fu convocato al Ministero per gli Affari Regionali, aveva un terzo della popolazione senza la rete idrica, un terzo senza la pubblica illuminazione, una parte, quasi tutte le strade in, dissestate in, totalmente. Avevamo difficoltà all'approvvigionamento idrico complessivamente, anche da dove c'era la rete. Uh, avevamo pochissime persone col contatore dell'acqua. Uh, venivamo da storie di, di, di inefficienza, uh, ormai da, da moltissimi anni. avevamo gli ambienti sportivi completamente abbandonati in quel periodo. Tutti si ricorderanno l'immagine dello Stato, che era una distesa di erbacce cresciute, abbandonate. La piscina è stata chiusa, era stata chiusa perché se erano stati chiusi. Po il pozzo che eh, alimentava la piscina eh, tenevamo strutture scolastiche eh, mol ancora molti in case in fitto nonostante che il comune nel frattempo avesse avuto negli anni i beni confiscati in case in fitto un peso per l'economia della città ma era soprattutto una totale dire, era inqualificabile l'ambiente in cui eh, c'erano questi, questi bambini eh, un debito, stavamo a dissesto finanziario un debito di oltre 20 milioni di euro questa è la condizione che abbiamo trovato: la condizione, cioè, da mettersi le mani nei pochi capelli che uno c'ha in testa e dire: Oh, ma dove andiamo a parare? Il primo obiettivo è stato quello di cercare di avere un minimo di struttura disponibile, quindi l'apparato, il personale. Il secondo obiettivo è stato quello di eliminare il dissesto per poter avere poi una manovrabilità finanziaria, perché finché c'è il dissesto sono, molte cose sono bloccate, sono ferme, e quindi poi via via cercando di dare risposta a questi bisogni. Teniamo conto che la, la, uh, uh, questi enormi problemi che teneva la città uh, noi li abbiamo posto fin dal primo giorno dell'elezione, a chi ci ha chiamato a Roma, il ministro dell'affari regionale, poi il ministero dell'interno, poi abbiamo parlato con il ministero della, dei lavori pubblici uh, di, di quel periodo. Noi abbiamo posto tutte queste problematiche e uh, la, il ministero e i vari ministri ci hanno uh, ha fatto tutta una serie di affermazioni di garanzie, di aiuto, di appoggio eccetera eccetera, ma Qualcosa è stato fatto, ma non quello che poteva essere avuto la città. Per cui poi successivamente abbiamo dovuto rimboccarci le maniche e fare da soli, in molti casi e su molte questioni. Quindi la prima domanda, se da dove venivamo, era una situazione di disastro, di vero e proprio disastro. Un'ultima cosa che era veramente seria e grave, avvertito con forza tutti i cittadini, era l'immagine della città i tre scioglimenti vincolamenti criminali, le inchieste della magistratura, gli arresti di latitanti e non latitanti che si erano avuti nel corso degli anni, aveva determinato un'immagine l'immaginario collettivo nazionale, casal di principe come sinonimo di criminalità, di luogo del malaffare, che ancora oggi resta in parte, basta vedere le ultime indagini nel Veneto. Questo marchio negativo per cui Casalesi diventava il nome del clan e non il nome del popolo di Casal di Principe, è qualcosa che i cittadini sentivano eh, con forza sulla propria coscienza, sulla propria pelle. Aveva effetti disastrosi anche dal punto di vista economico, dal punto di vista degli investimenti, dal punto di vista dell'occupabilità. E noi questo era un altro dei disastri a cui dovevamo fronteggiare, forse è il più importante, è il primo. E cioè abbiamo cercato di farlo in tutti questi anni con tutta una serie di azioni, tutta una serie di iniziative che abbiamo portato avanti. L'altro tema era Terra dei Fuochi, non solo amore che mi è organizzata ma anche il danno sulla nostra economia fondamentale la parte fondamentale della nostra economia che è l'agricoltura no? la produzione agricola con quelle che ne deriva per la produzione del foraggio e poi eh, la bufala e quindi l'apparato tutta la, 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 la cosa caseare l'industria caseare del territorio anche in questo caso, l'effetto mediatico fortemente negativo. Mi ricordo ancora una manifestazione di un qualche anno prima della mia elezione a Napoli sotto una pioggia battente per protestare contro questa storia, che eh, danneggiava moltissimo tutti i nostri prodotti, che venivano considerati tutti avvelenati eh, negativi. con con uh, possibilità di, di inguinamento fortissimo dell'ambiente, cosa questa che era anche, aveva anche una sua fondamento, non è che fosse qualcosa di totalmente infondato, perché oggettivamente quando noi siamo arrivati ad esempio abbiamo trovato ben 14 siti di discariche a cielo aperto, ma enormi discariche, non le cose che possiamo vedere ancora oggi, abbiamo dovuto mettere avanti subito immediatamente un percorso per la bonifica, perché quelle discariche se andavano a fuoco producevano uh, fumi tossici che erano pericolosi per la salute di chi, se, chi abitava qui che poteva respirare. Uh, certamente ed è vero che qui per anni si erano andate a uh, scavare buche e mettere dentro uh, sostanze particolari tutto questo che aveva un suo fondamento però non comportava di per, di per sé e per forza uh, uh, qualcosa di estremamente negativo sull'apparato sull produttivo quindi noi ci siamo ritrovati davanti ad un marchio che era quello criminalità e quello della, della terra dei fuochi questa era la grave eredità che abbiamo ricevuto quando ci siamo insediati con 1733 giorni di amministrazione. Tutto questo? A che punto siamo? 1733. No, questo calcolo l'hai mai fatto. Vabbè, 1733. Beh, come ho detto, io eh, abbiamo dovuto affrontare innanzitutto il eh, problema che il personale. Eh, noi non avevamo un servizio eh, sociale, dovevamo farci prestare l'assistenza sociale nei luoghi qua vicino. Siamo riusciti alla fine. Innanzitutto abbiamo, siamo, abbiamo fatto di tutto per accelerare i tempi per uscire fuori dal dissesto e siamo usciti fuori dal dissesto. Abbiamo cominciato con 20 milioni di euro di debiti, abbiamo chiuso il bilancio eh, consuntivo del 2017, quello del 2018 dobbiamo ancora andare a fare, con oltre 500 mila euro di avanzo di amministrazione. Quindi intanto per cercare di recuperare dal punto di vista finanziario ed economico la possibilità di utilizzare fondi eh, per poter affrontare poi i temi. Una volta uscito fuori dal distesto è stato possibile fare accelerare e aumentare il numero della, dei concorsi per poter assumere personale nei luoghi importanti. I servizi sociali non trevamo i servizi sociali, oggi abbiamo due assistenti sociali in servizio, uno a tempo pieno e un altro a part time. <coughs> Gli apparati tecnici erano occupati soltanto da personale assunto dalla... Dai, dai commissari prefettizi, ma a pro tempore c'era cioè una volta, poi andavano via, poi bisognava richiamarli, e noi abbiamo sistemato e messo su degli uffici tecnici, ma ancora avremo bisogno di più. Però già adesso abbiamo uffici tecnici in grado di poter fare progettazioni, poter fare gare di apparte, poter seguire dei lavori pubblici, abbiamo l'ufficio urbanistico che ha avuto la possibilità di affrontare tutto l'arretrato che c'era in termini urbanistici. Sì, sul condono, le credo che siamo una delle poche città in Campania che abbia, a, a, che è riuscita a portare avanti l'intero censimento, eh, cioè l'intera istruttoria l'istruttoria di tutte le pratiche del contorno queste sono le pratiche del contorno e tutto ciò che noi siamo riusciti a fare eh, nei contorni edilizi dal 2014 al 2019 sono state date licenze in sanatore 347 già c'erano state prima date altre abbiamo riuscito a dare poi licenze edilizie nuove per centinaia di casi, e facendo questa operazione abbiamo annullato gli arretrati. Per cui i cittadini hanno avuto una risposta molto più celere alla richiesta loro abitativa. Ma abbiamo consentito a chi è fatta la licenza edilizio cioè una nuova edificazione, di, fare, di avviare la propria edificazione e qui, che significa impulso economico, passaggio di denaro nell'economia uh, nell della città. Ma abbiamo anche recuperato risorse economiche importanti per la città, per l'ente, per il comune. Grazie a queste risorse recuperate dalla, dai contoni e dal, dagli ordini di urbanizzazione abbiamo potuto affrontare temi importanti di recupero di alcuni beni, ad esempio per togliere i fitti dei locali per le scuole materne e trasferirle in beni di proprietà pubblica, grazie ai fondi di ordini di urbanizzazione. Abbiamo aperto quindi una nuova scuola materna, abbiamo trasferito nel, in, in strutture di proprietà comunale altre sezioni di scuola materna e i due fitti di locali che c'erano che pagavamo ormai da tempo sono stati eliminati con un grande vantaggio per le casse del comune abbiamo aperto la segreteria delle scuole che ha pure stato un altro fitto il locale infitto e l'abbiamo messo in un altro bene confiscato e ristrutturato queste ristrutturazioni sono avvenute grazie al fatto che siamo riusciti a portare avanti le opere sul condono e sulla licenza edilizia recuperando lì notevoli risorse che da un lato abbiamo dato una risposta ai bisogni dei cittadini, dall'altro lato, risorse economiche per l'ente che ha potuto fare tutta una serie di interventi. Altrettanto abbiamo fatto in altri settori della pubblica amministrazione, ad esempio il settore tributi, non, non avevamo una vera e propria sezione tributi, c'erano tributi che con. Eh, catastrofe dal punto di vista dell'anagrafica dei tributi, cioè dei soggetti che dovevano pagare i tributi. Siamo riusciti a rimettere in sesto, ma non abbiamo completato l'opera perché è estremamente complicato. Perché abbiamo adesso funzionari nuovi all'interno di questi uffici: abbiamo almeno tre persone in più, la dirigente più due laureate che, sanno, che lavorano per sistemare l'anagrafica. Perché molto spesso capitava che tu inviavi il tributo alla stessa persona tre volte perché risultava con due numeri civici diversi. Faccio un esempio banale. Tutto questo richiedeva un grande lavoro su tutto ciò che c'era qui e bisognava farlo in contemporanea e in uh, come dire, collaborazione con l'ufficio anagrafe, no? che è un altro dei settori che sembra banale, da foco certificato, e che invece non è così. E qui abbiamo rafforzato anche lì, la, con la presenza del dirigente, abbiamo rafforzato anche lì il settore che ci consente, oggi ci ha consentito di fare anche operazioni particolari, ad esempio. In questo modo abbiamo potuto recuperare tutta una serie di soggetti che non erano proprio iscritti uh, ai ruoli e che ci ha consentito già dal primo anno di amministrazione di abbattere la uh, Tari, un'altra un riduzione della Tari, siamo riusciti a farla, quest'anno perché abbiamo migliorato la raccolta differenziata, tutta l'attività di risparmio su questo tipo di azioni ci consente, ci consente anche di abbattere le tariffe. Certo sono ancora tariffe importanti eh, perché uh, la spesa per la raccolta è una spesa che uh, subisce anche in questo caso gli effetti di 20 anni di malaffare su questo settore. Noi al, paghiamo molto la discarica perché la discarica, nei costi della discarica ci sono tutta una serie di personale e di figure che eh, sono i residui, gli esiti di anni e anni di passato eh, politico sulla, sulla, sulla questione dei rifiuti, ma però abbiamo, siamo riusciti lo stesso ad abbattere i costi, questo grazie al fatto di aver organizzato servizi, tributi all'altezza dei nuovi compiti, vanno ancora migliorati e ancora resi più efficienti, ma nel frattempo ci siamo riusciti. Essendo uscito dal, dal dissesto ed avendo potuto migliorare l'anagrafica, abbiamo potuto abbattere anche l'Imu. Noi abbiamo ridotto l'Imu nel corso di questi anni di due punti, credo, perché prima eh, stavamo a 10 per mille, credo che fosse. Noi siamo riusciti ad abbattere l'Imu di due punti in percentuali, che è un notevole risparmio. Eh, dipende chiaramente dalla proprietà che tieni, ma insomma, se ci sono proprietà di uno certo rilievo, il risparmio è notevole e sono tutte le risorse che vengono recuperate che possono rientrare nel circuito economico della città. Diciamo che l'abbattimento di queste eh, tariffe. Non ha significato una riduzione dell'incassa per il comune, al contrario, perché laddove la tariffa è troppo alta e il peso economico sulle casse della famiglia è troppo alto, è più difficile poi recuperare delle risorse. Se li abbatti forse riesci a recuperare qualcosa in più che non te ne entra molto alto. Quindi abbiamo potuto, grazie agli uffici, ai tributi, grazie all'azione svolta anche su, su, su tutte le spese, abbiamo, siamo riusciti anche ad avere un vantaggio per i cittadini, non solo che, che sia un servizio più efficiente e meno um, problematico, ma anche di abbattere la, le tariffe, quindi abbiamo una situazione di riduzione del, del carico fiscale sulle famiglie. Ma diciamo che grazie alla presenza di servizi sociale e grazie ad una uh, uh, attenta gestione delle finanze abbiamo potuto introdurre anche elementi di, 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 di vantaggio per le istituzioni più debole, per i soggetti svantaggiati. Sulla Tari abbiamo risparmio per coloro che presentano ISEE inferiore ad una certa somma, notevole risparmio, uh, um, e abbiamo ad esempio tutta una serie di interventi anche sulla, sulla mezzoscolastica scolastica o sui buoni libri, tutti interventi di carattere sociale che vengono incontro alle esigenze delle famiglie più povere della città anche in questo caso la povertà a Casale resta ancora molto ampia, molto vasta perché la crisi economica degli anni passati ha determinato un, un notevole effetto negativo sulle famiglie non siamo riusciti, non possiamo riuscire ad affrontare tutti questi, questi problemi ma in buona parte ci siamo riusciti esempio di come è importante aver strutturato meglio i servizi ad esempio è la REI la REI non è una cosa che fa il comune, no? eh, sono fonti che vengono da altre risorse, dell'economico, dello Stato, della... però va istruita a livello locale, cioè bisogna fare il colloquio. Bisogna parlare. L'ufficio Servizi Sociali deve fare questo passaggio preparatorio per essere tutto trasferito poi a, agli organi che debbono emettere l'assegno della REI. Bene, noi siamo riusciti a poter affrontare questo tema perché abbiamo attrezzato ormai gli uffici, abbiamo avuto anche un rapporto diverso con, con l'ambito di zona sociale che molto spesso in passato per un'assenza proprio dell'ente del, del locale negli organismi, Casate Principe veniva in qualche modo anche più bistrattata. Adesso siamo riusciti anche ad ottenere molto di più e a far avviare tutta una serie di servizi che sono avviati sì dall'ambito di zona, ma perché c'è anche un'attività propositiva e di controllo da parte dell'ente locale, che permette in questo modo di avere ulteriori risposte dal punto di vista delle politiche sociali. Grazie all'atteggiamento e all'azione che abbiamo svolto sull'ambito fiscale e sulla gestione finanziaria dell'ente, abbiamo potuto anche accendere degli altri mutui, dei mutui, che ci hanno, viste e considerate che risorse da parte di altri non ci arrivavano, abbiamo fatto dei mutui che perché ci erano consentito dalla, dalla nostra capacità finanziaria, che ci hanno permesso di fare altri lavori pubblici, perché questo è l'altro settore importante. Certo, bisogna uh, lavorare sull'immagine, poi dirò cosa abbiamo fatto su questo aspetto, che abbiamo detto prima è uno dei più importanti, dobbiamo lavorare sull'immagine, dobbiamo cercare di ridurre um, il carico fiscale sui cittadini e, sulle e soprattutto sulle famiglie più povere, ma devi dare una risposta anche in termini infrastrutturali. una città che non ha per un terzo senza rete idrica, se il cittadino mh, non vede questo servizio alla fine. Allora noi abbiamo messo in atto tutta una serie di azioni. Siamo riusciti ad ottenere dei finanziamenti in alcuni casi dalla Regione Campania, ma abbiamo fatto anche noi dei mutui propri del Comune e con le risorse del Comune abbiamo portato avanti una serie di azioni. Oltre alle risorse del Comune per il mutuo sono le risorse che abbiamo recuperato con gli oneri di urbanizzazione. Lavori pubblici. Lavori pubblici è un settore abbastanza intenso, eh? Eh, vanno dalla riqualificazione di Via del Pozzo ha uh, già fatta, uh, quella dell'azione sulle strade comunali, è vero ci sono ancora qualche buco per strada, ma sfido chiunque a dire che è la stessa cosa di come ero quattro anni fa o 5 anni fa. Poi c'è sempre chiaramente chi vede il bicchiere mezzo vuoto, io invito sempre i cittadini a considerare da dove siamo partiti, se lo debbano ricordare a fare uno sforzo di memoria, a vedere le immagini, le fotografie, le te per sapere eh? dal punto di vista, eh, come abbiamo detto prima, i, 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 come si chiama, i, le discariche abusive. Oggi ci sono ogni tanto queste mini discariche che siamo costretti a ripulire con una grave dispensa del Comune. Ma è un cittadino vede questo, vede la mini discarica oggi. Ma io invito tutti a ricordare cos'erano le discariche, 14 che abbiamo censito appena siamo arrivati. Qual, che cos'erano? erano? E, e, e così si vede bene la differenza, no, di che cose abbiamo dovuto affrontare e abbiamo dovuto fare. Abbiamo attività di manutenzione stradale, quindi, che sono state fatte in più occasioni. Abbiamo rimesso in sicurezza la strada di abbiamo fatto attività per la pubblica illuminazione in vari posti. Hanno cominciato al Corso Umberto. abbiamo messo in sicurezza anche altre strade con la presenza degli, dei, dei, dei dossi in vari punti. Abbiamo recuperato alcune strade storiche che hanno abbandonato. Siamo sì, via Torino. No? Da, appena sono arrivato, già mi dicevano. Via Torino, anni che nessuno interviene, anni che nessuno interviene. Abbiamo fatto, certo ci sarà qualcuno che oggi si vanta di averlo fatto fare lui, ma in effetti in amministrazione ci stavamo noi. E via Torino, via Zurico altre strade di questo tipo. Ma noi siamo in procinto di andare a portare avanti adesso grossi progetti. La rete idrica per 1 milione, due milioni e tre fondi della regione Campania, che ci è costato una fatica enorme per avere i fondi dal momento in cui abbiamo avuto approvato il finanziamento nel 2014 al momento in cui abbiamo avuto finalmente un decreto di finanziamento cioè che veramente i soldi ci ci sono messi 4 anni. e però l'abbiamo avviato e adesso sta in campo ma non è sufficiente questo lavoro per completare tutta la rete idrica della città perché questa è una città che è cresciuta a dismisura è cresciuta in modo anomalo e così via abbiamo preparato un progetto per altri 3 milioni e mezzo di euro da, con i finanziamenti europei per cercare di completare l'intera quadro Abbiamo eh, fatto un finanziamento di, con il, come si chiama, i mutui di un altro milione e mezzo circa per la riqualificazione del, del quartiere Madrano, recuperando non solo la, facendo strade, fogne e luce quelle che mancano in quella zona, un'area periferica, anche a dimostrazione dell'interesse che abbiamo verso le aree periferiche, e, ehm, eh, ma anche per trasformare un bene confiscato che era stato adibito a a depositi dei camion, dell'immondizia, in qualche momento a discariche vere e proprie, a trasformare in un vero e proprio parco pubblico. È già avanti il progetto, è stato già aperto il cantiere, si sta lavorando. Insieme alla riqualificazione del quartiere Matrano abbiamo la ristrutturazione di ben 22 strade cittadine distribuite in parte al centro del paese, dove nonostante il centro da anni non si faceva un intervento di manutenzione, ma anche in alcune aree periferiche della città. Ci sono davvero e proprio di ricostruzione totale di queste strade. E questo è un primo finanziamento. Un altro finanziamento sempre con mutuo, uh, quindi sono, è, è, dice, sono risorse del comune, è per il completamento della rete di pubblica illuminazione. Partiamo da uh, via Marsala con tutte le strade che ci sono lì uh, per i, che ci sono lì uh, le traverse. A questo aggiungiamo altri due progetti che sono l'utilizzazione di residui di mutui che da anni tenevamo qui depositati, li abbiamo messi insieme, li abbiamo di nuovo recuperati ed utilizzati per completare uh, la pubblica illuminazione su un'altra altra vasta area della città, parte da, dal, da, da Via Santonato, scende tutta la zona intorno alla al Via Cavour fino ad arrivare al cimitero e completiamo un intero arco, quello a nord della città, per quanto riguarda la pubblica illuminazione. Certamente ci saranno altre strade ancora da illuminare. Perché è immenso, ma abbiamo fatto un notevole lavoro su questo. Un altro progetto di oltre 400 mila euro, sempre con eh, risorse da parte del comune. È stato già partito in questi giorni la, il, il cantiere. Servirà a riqualificare tutta l'area un po' intorno al teatro comunale con da Via Marsala, la strada che mette in collegamento verso la strada di circonvallazione, facendo lì pubblica illuminazione, strada, fogli, marciapiede, messi in sicurezza e così via. Questo è un altro grande opere che ha aperto il cantiere. Cioè, non sto parlando di cose che, che promettiamo per il futuro, qui sono i cantieri aperti. Per il futuro abbiamo i 3 milioni e mezzo per completamento della rete idrica. Ma abbiamo già avuto approvato dalla regione Campania, stiamo adesso nella fase della progettazione esecutiva e poi l'invio a Roma per la, ad invitale per la gara d'appalto eh, altri circa 3 milioni e mezzo per rifare l'intera strada che dal santuario della Madonna di Briano scende verso Via Vaticale, che adesso è indecente, è inqualificabile, nonostante che la Madonna di Briano, il santuario, sia un importante centro di turismo religioso e che porta lì centraia, migliaia di persone ogni anno. Noi andremo a completare quella strada con la pubblica illuminazione, chiaramente, via radicale fino all'ingresso, fino al parco pubblico. L'intera strada di circonvaldazione, l'arrivo nel rione Vilda, l'agganciarsi la, al corso Umberto fino alla periferia, a Ruggeri di Vica, a periferia eh, di Casale. Lungo tutto questo tragitto ci sarà anche una pista ciclabile. Con, che si collegherà ad un'altra pista ciclabica già progettata e già in, uh, insomma, in fase avanzata per il progetto esecutivo previsto con un altro finanziamento uh, della Regione Campania e che porterà tra la scuola uh, um, tra Via Moscati e, e la, la Regioneria fino al cimitero uh, di Casale e poi allo stadio dall'altro versante. Quindi si avremo un lungo tragitto. Che, progetti approvati in fase esecutiva, un altro progetto approvato dalla Regione Campania da IPON Sicurezza, è per la trasformazione di alcuni beni confiscati in un centro di accoglienza per i minori, 1 milione e due circa, anche in questo caso siamo in soltanto che dobbiamo inviarle per la gara, l'importanza di questo progetto è perché è collegato a temi di carattere sociale, l'associazione la, la, o meglio la fondazione che, ne ha, eh, che ha avuto assegnato da a suo tempo da quando nasce quei beni, che eh, l'Istituto Don Calabria, che ha una valenza internazionale, un'opera che, che agisce in varie parti del mondo, a Napoli, oltre che a Napoli e qui nella zona in provincia di Caserta, eh, che avrà un punto di riferimento logistico. Ma con eh, l'Istituto Don Calabria abbiamo lavorato a fare un progetto di carattere sociale per l'intervento su strada di cui loro sono esperti, che dovrà girare nel quartiere nelle strade di Casal di Principe, contattare prendere contatto con i ragazzi che vediamo che a volte stazionano in un modo neanche molto educato eh, per le nostre piazze e aggangiarli per attività, poi anche di avvio ad attività professionale, attività di recupero a sport o ad altre cose di questo tipo. Non parliamo poi degli interventi che abbiamo fatto nelle scuole per lavori pubblici. Le scuole di Casal di Principe, le strutture eh, pubbliche delle scuole di Casal di Principe, sono state costruite in anni molto, eh, molto vecchi, molto andati: no? eh, 60, 50, 60 anni fa. Per cui. Diciamo che se volessimo fare una cosa buona dovremmo abbattere tutto e ricostruire tutto da capo. Ma chiaramente, no, non è un problema soltanto di casa di prima, ne abbiamo sentito parlare nei mesi scorsi, in no? tutta Italia il 70% delle nostre eh, edilizie scolastiche non è a norma per quanto riguarda l'antisismo e così via. Noi all'interno di quello che possiamo fare, che abbiamo potuto fare, fino ad oggi abbiamo comunque recuperato notevolmente la qualità di queste scuole. Non è che lo diciamo noi, lo dicono i presidi, lo dicono i dirigenti scolastici, lo dicono eh, le scuole. È chiaro che chi vuole andare a guardare troverà ancora dei limiti e dei difetti, ma è ovvio. Abbiamo ad esempio in alcune scuole ci sta tutti i sistemi di riscaldamento che diceva 40 anni fa, 50 anni fa. Per andarlo a rifare tutto lo faremo, nei, nei programmi prossimi lo faremo, ma per andare a fare tutto ci vuole un mare di denaro. Abbiamo presentato una serie di progetti a vari livelli, eccetera, eccetera, ma insomma, non tutti sono stati approvati, per cui non è che hai potuto fare interventi di, proprio di ristrutturazione profonda, come richiederebbero alcune di queste situazioni, ma siamo riusciti comunque a garantire, tranne pochi giorni, ogni tanto, durante l'anno, a garantire comunque l'efficienza dei servizi. Questo eh, eh, per, grazie alle risorse che abbiamo recuperato con gli ordini di urbanizzazione, grazie all'impegno dei nostri uffici tecnici che prima non c'erano e grazie anche all'impegno chiaramente degli amministratori, perché qui c'è l'impegno dell'assessore de, 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 de alla pubblica istruzione e insieme all'impegno dell'assessore al personale e quella al bilancio, che eh, chi recupera i soldi, chi ci mette il personale e chi può intervenire sul settore. La stessa cosa vale per esempio a tutta la situazione ambientale. Abbiamo detto che abbiamo eliminato le mega discariche presenti nella città, c'è ancora qualche residuo no, sotto la presso la via Parco Cagliardi, e abbiamo, siamo passati dal 12% della raccolta differenziata che abbiamo trovato con la gestione dei commissari prefettizi, quelli che dovevano stabilire la legalità, nel 2014 siamo arrivati al 62%, diciamo la media finale dell'anno 2018. 62% che ci consente di fare cosa? Innanzitutto di avere un paese un po' più pulito, perché poi ci sono sempre chi, eh, cittadini che non sono estremamente educati, è una minoranza della popolazione, perché se arriva al 62% significa che c'è un altissimo percentuale della popolazione che aderisce al sistema di raccolta differenziata. Purtroppo però quello che è visibile è quella piccola minoranza che continua ad avere comportamenti non, 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 non civili. Ciononostante la città è certamente più pulita, ma pure questo, eh, nessun cittadino dice che no, dice funziona. E, e anche i riconoscimenti che ci vengono, vengono dall'esterno: il comune è stato per due volte citato dall'Alicampiente regionale come un punto di eccellenza perché avevamo fatto passi enormi. Da dove siamo partiti? Perché dobbiamo sempre ricordarci: cioè, allora siamo partiti. 12% mega discariche, oggi invece 62% micro discariche. Quindi, già nella terminologia, ci rendiamo conto del passaggio. E anche in questo caso. La, la, il risultato è dovuto al fatto che siamo riusciti a recuperare risorse. Ad esempio, c'era un progetto con, con il Ministero dell'Ambiente che era giacente ed era rallentato. Noi l'abbiamo accelerato, grazie a quello, abbiamo fatto l'isola ecologica. Abbiamo acquistato l'isola ecologica mobile, abbiamo potuto mettere i cestini per le strade, abbiamo potuto fare una serie di interventi migliorativi, dalla spazzatrice e così via. Erano finanziamenti e risorse che erano state già stanziate a suo tempo, ma già giacevano così, senza che nessuno si prendesse la cura di farlo. Grazie all'impegno dell'assessore all'ambiente, grazie all'impegno dei nostri uffici, grazie all'impegno di chi si interessava dal punto di vista finanziario di portare avanti questa cosa, noi siamo riusciti a portare avanti tutta una serie di azioni. Dalla casetta dell'acqua che una cosa che io vedevo a nord quando andavo a trovare mia figlia o paese suo, questa casetta d'acqua, mi arrabbiavano, diciamo che è importante per ridurre lo, la, il consumo, ma ravvicinare anche i cittadini all'uso dell'acqua pubblica, che è buona, non è negativa. Quindi c'era stato l'impegno, anche in questo caso è l'impegno congiunto dell'apparato politico con, con il personale, ma che il personale è il risultato di un impegno politico, perché se non ci arriva ad avere il personale, no? il responsabile dell'ufficio ambiente, eccetera. Abbiamo chiuso la gara per la raccolta dei rifiuti, che giaceva pure questo presso la a Caserta, la stazione unica appaltante ormai da anni. Abbiamo chiuso e abbiamo avuto una nuova azienda che fa il servizio di raccolta con offerte migliorative, perché l'azienda nell'offerta migliorativa, nel vincere la gara, si è aggiudicata anche una nuova spazzatrice, un'altra azione di spazzamento, la raccolta di altre azioni che sta facendo, dall'espulgo del, delle fogne alla, al diserbo lungo il marciapiede. Con difficoltà è a farlo questa operazione, ma però fa parte già del programma, fa parte già delle azioni, già azioni di questo tipo stanno avvenendo, avvengono per le nostre strade. Quindi abbiamo avuto un miglioramento complessivo della, dell oltre al fatto del 62%, ma un miglioramento complessivo. L'azione sulle micro discariche è frequente. in Molti di questi luoghi andiamo a lavorare per poter portare via l'immondizia che si va ad accumulare in, in questi settori e in queste azioni. Lo sport di recupero che abbiamo fatto, le strutture sportive. il, uh, il campo sportivo, Io penso che sia proprio l'emblema no, di questa amministrazione, il campo sportivo, di come eravamo e come siamo diventati. Il campo sportivo era, forse ci potevano andare i pecora, ma non ci sarebbero entrati i pecora a Inta. L'abbiamo recuperato all'inizio, questo è un dato positivo, fortemente positivo, con il lavoro di soli volontari cioè di persone, di cittadine che erano talmente affezionati allo sport e allo stadio, come si simbolo un po' della città, all'ingresso della città, che hanno dato la loro opera proprio gratuita e hanno fatto di tutto, anche mettendoci in pochi calci per cercare di, di avviare subito, ed è stata avviata in tempi rapidi l'uso. Poi nel corso degli anni attività di miglioramento, sistema, anche in questo caso come per le scuole, sarebbe così di buttare a terra tutti i muri di cinta arrivare da capo, o di buttare a terra insomma, anche gli spalti, Ma Abbiamo, siamo riusciti a fare, fino al punto tale che oggi in quel campo ci sono partite di chi hanno un, anche un valore sportivo molto alto, e siamo riusciti e stiamo ancora lavorando per migliorare. A fianco c'è la piscina, la piscina comunale quando siamo arrivati stava chiusa, non solo stava chiusa, nel frattempo azioni vandaliche avevano... Noi siamo riusciti, abbiamo fatto un intervento per portare la rete idrica fino a lì perché non ci arrivava la rete ittica pubblica, per cui non potevi aprirla. Quindi, alla prima azione, abbiamo dovuto recuperare le risorse e fare un investimento, fare parte di questi elenchi di lavori pubblici, per portare la rete ittica là. Che serviva anche a un'altra cosa, però, ad un'attività produttiva, la fabbrica che sta là di fronte, quindi che pur aveva difficoltà a dover approvvigionarsi di acqua. Ed essendo, tra l'altro, un'azienda un che lavora molto con l'acqua per la produzione di, 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 di mh, pitture che non siano inquinanti, era necessario, aveva un'azione funzionale importante. Noi abbiamo portato l'acqua, abbiamo riaperto la piscina, poi nel momento in cui è scaduto il contratto precedente che c'era precedentemente tramite Algo Rinasce ed è tornato completamente alle proprietà del Comune, abbiamo pensato di fare un'ulteriore azione di miglioramento. Abbiamo chiuso alcuni mesi, abbiamo fatto una nuova gara per l'assegnazione, adesso in questi giorni, domani e dopodomani, apre la segreteria, a metà marzo aprono i corsi, e andremo di nuovo quindi a, ad avere un'attività sportiva importante eh, per la città, fermo restanti che faremo ulteriori, già abbiamo programmato, se ci siamo noi, ulteriori lavori di miglioramento eh, con, in accordo con la società che gestisce per marzo, per, la, per la chiusura estiva, durante la chiusura estiva. A fianco a questo le palestre, le palestre delle, delle scuole. Alcune di quelle palestre stavano chiuse, le abbiamo riattivate, le abbiamo messe a posto. Ci sono palestre in costruzione da anni, abbiamo dovuto sudare, ma alla fine siamo riusciti ad aprirle queste palestre. Oggi stiamo attivandoci per fare in modo tale di mettere a disposizione le palestre non solo all'attività ginnica dei ragazzi delle scuole, ma anche a delle società sportive che ci hanno chiesto di poter in questo modo potenziare la loro presenza sul territorio. È fondamentale l'attività delle società sportive, è fondamentale perché serve a togliere i ragazzi dalla strada, a portarli verso attività positive, lo sport serve anche all'educazione, alla formazione civica dei cittadini, per cui è fondamentale questo intervento. Anche in questo caso l'assessore con gli apparati del comune e in collaborazione con gli altri settori è riuscito a portare avanti un'azione che continua quotidianamente, in tutti i giorni. Ancora oggi ho firmato l'autorizzazione per andare a fare partiti di pallone per sabato, domenica, non so chi, chi è che ci sta. I beni confiscati che noi fin dall'inizio abbiamo deciso di trattenere per il comune, poi abbiamo sciolto uh, a questa società consortile perché eh, c'era un a, già a farlo nel 2017 e abbiamo assunto su di noi il carico pesante dei beni confiscati, abbiamo più di 52-53 uh, beni confiscati che sono assegnati al comune, molti dei quali, bisogna dirlo, grazie anche... All'attività e all azioni svolta negli anni passati dalla società consultiva d'Agroinasce sono delle eccellenze perché vengono molte da fuori a visitarli questi beni perché hanno una funzione anche produttiva, danno lavoro a soggetti svantaggiati in molti di questi casi. Noi abbiamo lavorato per, in, in questa fase della, della nostra azione amministrativa per trattenere la funzione pubblica e quindi tutti i beni che sono arrivati a noi in questo periodo li abbiamo trasformati in scuole, in segreteria. Oppure uh, in una di queste abbiamo messo la Protezione Civile e la Croce Rossa, che nel corso degli anni è cresciuta, dimostrandosi un, un forte polo di attrazione, di, di solidarietà interna, di aggregazione, e quindi era doveroso dare gli spazi possibili a questo gruppo di soggetti che, tra l'altro, sono anche servizi di Protezione Civile, quindi, ben uh, si segue, si, 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 si in connubio con, con il nucleo uh, comunale per la Protezione Civile. E anche in questo caso avrebbe dovuto fare un intervento di, di di lavori pubblici, no? Sono lavori pubblici, grazie sempre all'azione combinata di vari settori e di vari ambiti. Diciamo che una delle cose importanti che siamo riusciti a fare è stata possibile fare una serie di queste cose perché è garantita la stabilità amministrativa. È la prima volta dal 1989 che un'amministrazione dura cinque anni. Abbiamo avuto del, delle defezioni nel corso della, di questi cinque anni, abbiamo avuto delle grosse discussioni, abbiamo avuto come dire, anche momenti di conflittualità interna, che è normale, è logico che ci siano dappertutto, anche nelle migliori famiglie, ma con una sola idea che ha messo insieme quelli che sono rimasti, che sono stati poi quelli che hanno garantito l'azione, la, la, una sola idea, l'amore per la nostra città. Per cui tutte le posizioni, anche di parte o particolari, o di visione non condivisibile al 100% fra gli altri, sono, state, sono passate in secondo piano perché c'è un obiettivo maggiore, che è quello di agire per la città. Io penso che il risultato finale, cioè la, la fotografia finale, complessiva, di questa nostra realtà, ci dica che questa, questa capacità di dimostrare l'amore per la città da parte degli amministratori ha avuto un suo effetto, una sua efficacia. Non so se c'è il tempo, però, di parlare del, dell'aspetto che abbiamo detto, che era quello più importante, l'immagine del paese. Casa di Vinci, città di Camurra, Casa di Pringio, città di inquinamento ambientale. Su questa seconda parte, noi appena siamo arrivati abbiamo stanziato i soldi che abbiamo trovato: 40.000 euro. Abbiamo finanziato una ricerca dell'università. Ci siamo riusciti, chiaramente al meglio che ci stava qui, la facoltà di agraria della, della Federico II, per una ricerca sui nostri terreni. Non è una merita al resto dell'Italia, no, questo è buono, i pomodori che facciamo qua, i peschi, i fracchi, sono buoni. No, abbiamo detto, aspettate, ve lo dimostriamo. E abbiamo fatto fare una ricerca, chi in, che abbiamo pubblicato sul sito del Comune, e che ha dimostrato, in modo con carte scientifiche precise, che tutto ciò che era prodotto su questo nostro territorio era tutto, non solo sano, ma addirittura di qualità migliore di altre per le origini vulcaniche del nostro terreno. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stato questo, ma noi non ci siamo accontentati di questo. Ogni volta che qualcuno è arrivato qui, gli abbiamo presentato i nostri prodotti torciari o dal nostro caseifici, o il nostro prodotto agricolo. E abbiamo lavorato affinché nell'immaginario collettivo nazionale l'immagine del, del nostro prodotto non fosse più così negativa. Credo che oggi, già questo, non completamente, eh, ma, ma già questo, abbiamo fatto una trasmissione della RAI qui in piazza eh, Mercato, in cui sono venuti e ce l'hanno richiesto loro eh, che vuol dire che già era passata l'idea e abbiamo messo a disposizione dell'immagine di de tutta la Campania queste, i nostri prodotti, quelli agricoli, quelli alimentari. Le nostre eccellenze, che, che è l'attività economica, è l'eccellenza, cioè l'industria dolciaria di Casal di Principe, che viene considerata una migliore migliori ormai della Campania. Ma è un dato di fatto acquisito da, da tutta la Campania, ma anche fuori Campania vengono dette queste cose. Dimenticavo che, che uh, Sorbiglio. Pizzeria, quando aperte la pizzeria a Milano, quando aperte la pizzeria a Milano, l'ha fatto sulla base di prodotti tipici della Campania e nei dolci ha portato un tipico dolce di Casal de Principe, l'ha portato lì e lo vende lì. Quindi per dire come questo quest aspetto è stato in qualche modo superato, anche se non ancora completamente dobbiamo ancora lavorarci molto, tutti, tutta la città ci deve lavorare, tutti. Sono immagini come criminale. Beh, quando sono arrivato a fare l'amministrazione, un oh, poverino va Fosini, da una città. Tutto camorrista Oggi mi chiamano a Verona o a Milano per dirmi come ti ha fatto. Perché noi abbiamo lavorato molto per, per rappresentare la nostra città, non come la città della camorra ma come la città della resistenza alla camorra Abbiamo come dire, valorizzato molto dei d'oro che tenevamo qui di valore civile. Abbiamo lavorato molto ad esempio a fianco ad Augusto Di Maio, no? che è un'eccellenza di Casa di Principe che ha denunciato, non era vero che c'è stiva Lombertà, perché c'era una persona che si è fatto carico di un fatto molto, molto, molto pesante e pericoloso per lui. Abbiamo valorizzato i morti innocenti mettendo la targa a piazza eh, mercato, mettendo i nomi nelle piazze, piazze. un'azione di questa qui che serviva a dire a fuori, badate che questo non è un popolo di criminali o okay, omertosi, ma un popolo che ha subito molto questa presenza e ha lottato, ha fatto resistenza. Questo comporta il fatto che oggi Corriere della Sera, scrivo una pagina intera su pagina nazionale per parlare della nostra biblioteca, non è più neanche cioè l'immagine di chi fa resistenza, quella era la base, no? Tu dovevi costruire questa base, ma oggi è l'immagine di chi riesce a costruire eccellenze, abbiamo fatto la biblioteca e questa biblioteca comunale diventa al centro dell'attenzione e oggi non è che viene qui Henry De Luca nella nostra teatro per venirci a parlare di criminalità organizzata o di resistenza, ma di arte, di cultura. Abbiamo portato la mostra la degli uffizi, anche questa è un'altra delle, delle cose eccellenze fatte, fatte nella città. Abbiamo portato qui con 40.000 visitatori che sono venuti a vedere le opere, non sono venuti qui a vedere dentro la gabbia lo scimpanzé che sparava, sono venuti a fare altro. La stessa cosa sta avvenendo attraverso la biblioteca, attraverso tutta una serie di iniziative. Allora, l'immagine complessiva della città, e non abbiamo ancora finito, è di certo cambiata in questi cinque anni. Chi sta fuori si fida di più. Poi ci sarà l'episodio negativo dei ragazzacci che buttano le, bu le uova sul, sul pulmine che arriva. Sono venuta a visitare i nostri luoghi per capire come abbiamo fatto. Quindi, per rendere omaggio alla popolazione di Casal di Principe. Oltre 7.000-8.000 persone, a parte i 40.000 della gabbia di persone sono venute qui che vengono qui a visitare i beni confiscati, le eccellenze nostre, l'uso sociale dei beni che vengono a vedere qui che fa. Vengono a parlare con Sindaca. Tutti i settimane, c'è sta qualcuno che in sala consiglia veniva a discutere con il per sapere questa cosa. Il sindaco di Casal di Principe, non Renata Natale, ma il sindaco di Casal di Principe, cioè il primo cittadino in una città che ha saputo riconquistarsi un'immagine positiva all'esterno, che non è finito, dobbiamo ancora continuare. Ma c'è altri esempi di come l'immagine possa essere cambiata: le nostre gare d'appalto, quelle più grosse, non le facciamo noi. Fin dall'inizio abbiamo deciso di farle fare a Invitalia a Roma, sotto il controllo diretto dell'ARAC. Così ma le gare nostre partecipano mediamente da 150 a 160 ditte le gare per il lavoro da fare a casale 5 anni fa, sei anni fa io non lo so quando ne partecipavo ma forse potevamo contare sulla, sulla mano oggi 150, ditte, non solo lì anche le gare che facciamo noi perché sono sotto alcune soglie le facciamo qui anche per andare più veloce a volte perché sennò perdiamo tempo per 300 300.000, 400 pure qui, 100, 120, 130 140 io penso, le imprese, che, anche quelle che non si sono aggiudicate, legali, le imprese del territorio che mi incontrano mi dicono questo. Oggi noi possiamo. Prima non ci pensavano proprio. ma possono partecipare qui significa che possono partecipare dappertutto. Partecipano dappertutto e non c'è più un marchio così negativo. Quindi, un'operazione di sicuro importante, fondamentale, perché poi, senza questa operazione si lo tutti il resto, tutti il resto. Normale amministrazione, eh, la questo invece è quello che in qualche modo ritengo che possa essere eh, come dire, il timbro fondamentale intorno a questa amministrazione. Siamo riusciti a ridare dignità, almeno credo, spero, almeno è la mia ambizione, la mia, come si, eh, ma che è a dare dignità alla città e alla comunità. Il 21 marzo vado a Verona, a, a Padova, diciamo che andando da Padova, e neanche questo è scontato. Le, le, come si chiama, il consorzio delle biblioteche della provincia di Padova hanno raccolto 1500 libri che ci hanno regalato, non era scontato che regalassero a Casate 1500 libri. Mi hanno chiamato lì nel corso del 21 marzo, che è la giornata della memoria nazionale, perché devo fare un incontro con gli amministratori del posto a Padova, dove è scattata l'inchiesta Veneto, clan dei falsi casalesi. Io prego tutti di dire questo perché. Clan di casalisti, non ci riusciamo a luare se la canzepi questa definizione del clan, però possiamo incominciare ad aggiungere la parola falsi e questo modifica completamente l'immagine, ok? Quindi lo sto pregando tutti i giornalisti, tutta la stampa di utilizzare questo metodo: clan dei falsi casalesi, perché sono falsi casalisti, i casi se lui è una da cosa. Questi falsi casalesi che, che sono presenti in quel territorio e fanno parte di questa inchiesta mi hanno chiamato per dire: Ma tu sei un casalese di Casal di Principe, vieni a spiegare come possiamo fare per difenderci per capire l'analisi, cioè noi siamo chiamati adesso a fare dei professori, non della mafia, ma dell'antimafia, in questi territori che pensavano di essere completamente così, eh. virgini, che non ti niente, che erano soltanto dei grandi lavoratori, la locomotiva d'Europa, e che invece sono scoperte a serva mattina che invece non è così. Noi abbiamo più antenne su questo tema, abbiamo più anticorpi di sicuro, abbiamo una storia, una storia che, altri non hanno, che possiamo mettere sul piatto. Questo per dire come è cambiato nell'immaginario nazionale la figura della città di Casan Praticamente mancano 78 giorni, ecco, andiamo a giorni alla fine del mandato. Lei tra l'altro ha anche ufficializzato. La prossima sua ricandidatura l'ha scesa in campo, quindi era anche tu. Ma sinceramente, in cur proprio. Cosa manca ancora per, per dire ce l'ho fatta. Cioè che cosa manca a quel programma di quel 2014 ancora? Ma manca molto, manca molto perché erano pesanti i problemi iniziali, forse alcune cose pensavo di riuscire a farli in cinque anni, altre non lo sapevano a in dire che non era così facile, così semplice. E però poi misurando di giorno per giorno con i problemi, con le tematiche, con, con i dossi, le no? misure, eccetera, tenete conto che la questione non è così semplice c'è un problema di mentalità, c'è un problema economico, c'è un problema di una, di una crisi cioè ci sono molti problemi che ti impediscono di poter raggiungere l'obiettivo finale qual è l'obiettivo finale? Ecco questo che sta scritto qua verso la normalità io non credo che noi dobbiamo fare diciamo, che, che la città deve diventare una cosa tipo Venezia cioè, no, la città è normale allora, normale è avere la casetta dell'acqua no? normale è avere un servizio di spazzamento normale, normale è pagare come già, è la rete idrica Uh, tenere un contatore, no? teniamo conto che noi il contatore dell'acqua per 30 anni, 40 anni ce l'abbiamo avuto, siamo arrivati all80 85 90 stavamo aspettando i dati finali, di, in, di installazione del contatore, questo significa che a parte che c'è la disponibilità dei cittadini no? a superare una certa fase, ma quella di portare verso una cosa che in tutte le altre parti del mondo, è banale, no? a stessa biblioteca, diventa qui un atto straordinario, ma è normalità, la biblioteca qual è il problema? Quindi noi dobbiamo raggiungere la normalità, l'abbiamo raggiunta? No, no, no. Abbiamo fatto molto, forse abbiamo fatto moltissimo. Alcune cose forse dovevamo fare meglio, forse alcune cose ne potevamo fare in più, ma di sicuro resta ancora molto da fare. Sarebbe, come dire, presuntuoso, stupido, politicamente inaccettabile dire che cinque anni potevano essere recuperati, 35-40 anni, di abbandono e di occupazione militare e di malaffare che ci hanno preceduto. Non dico che ce ne voglia mai di 40, perché voglia mai di 10, ma di sicuro siamo a buon punto. Ma ci resta ancora molto da fare da, per recuperare l'intera. Abbiamo da lavorare sul, sul, sulle infrastrutture, abbiamo detto che anche le scuole hanno bisogno di ulteriori interventi, anche sull'attività sportiva, ma anche sull'attività culturale. Abbiamo dimenticato di parlare del teatro, che è, è tornato a noi dalla, dalla Green Ash e che. Può essere un luogo fortissimo di, di incremento dell'attività culturale del territorio, perché questa è una cosa importante. A biblioteca dove si legge, ma il teatro dove si recita. Stiamo programmando un'altra azione con, sulla Scuola del Cinema per l'attività di mestiere legata al cinema, che è un'altra delle azioni importanti che abbiamo concretizzato con atti di deliberazione poche settimane fa, ma che deve essere poi portato avanti nei, nei, nei mesi successivi, quindi nella prossima legislatura, vedrà uh, effetti ed efficaci notevoli, La stessa cosa sui temi sociali. L'intervento di cui parlavo, di, di programmazione di intervento su strada per cercare di recuperare una serie di, di, di ragazzi che possono perdersi, e questa è un'azione importante che va fatta successivamente. Aveva necessità per poter essere portata avanti di avere apparati comunali, servizi sociali, cioè di costruire le fondamenta. Queste fondamenta le abbiamo fatte, forse manca ancora un piccolo pilastrino. Ma adesso costruire i piani successivi certamente ci vorrà ancora un po' di tempo. E ancora tanta passione, ancora tanta voglia di andare avanti. Ecco perché io ho detto, quando mi sono candidato, che auspico, credo che così sarà, che eh, almeno la parte fondamentale di quelli che mi hanno accompagnato in questo percorso in cinque anni, i cambiamenti possono sempre stare, sono fare parte della, del percorso di vita, possono rimanere perché sono quelli che hanno garantito la stabilità, hanno garantito tutte le cose che abbiamo fatto. A cui però è chiaro che vanno aggiunti altri, perché altrimenti insomma, sarebbe, non, non sarebbe insomma, efficace l'azione, perché significa che non siamo riusciti a conquistare altri. E noi vediamo che si stanno avvicinando altri soggetti, che vengono da altri ambienti, qualcuno da, da altre eh, esperienze politiche, ma che si stanno avvicinando a noi e, e, e chiedono di essere partecipi di un percorso, di un ulteriore percorso di, verso la normalità. Noi stiamo qui a, 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 a confrontarsi, a, a capire, insomma, a chiarire, ma questo è l'obiettivo adesso, è quello di allargare partendo dalla base fondamentale, che resta la base fondamentale, cioè sono, sono di cui è più sicuro, potre, sono come dire la, 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 la cabina uh, che è intorno a me, ma questo dobbiamo allargare ad altri. La cosa positiva è che io ho visto molti ragazzi che ci chiedono di essere uh, compartecipi, che vengono da noi. Io quando qualcuno di loro si è presentato io faccio la domanda rituale su ma perché devo candidare con me? Perché devo candidarmi? E le risposte che mi vengono mi fanno capire come, come è cresciuta proprio una generazione. Su so, questi sono molto spesso ragazzi che erano poco più che maggiorenni o forse minorenni quando sono stati elettratori, che vengono attratti dal desid, dal, come dire, da questo aspetto del cambiamento, no? del miglioramento e che vogliono essere partiti Questo è il dato che mi, come dire, anche se non fosse più rivetto anche se fosse bocciata dal punto elettorale ma è quella che, che mi dà forza, mi dà coraggio, mi vabbè, insomma, non tutto eh, qualcosa deve fatta perché se ci sono questi guaglioni, e questi ragazzi che hanno questo desiderio va bene, insomma per me va bene, ma anche alcuni tipi di azioni che sono indipendenti non strettamente correlate all'amministrazione li ritengo come gratificanti no, no, basta vedere, noi abbiamo un teatro eh, 1200-1300 persone che vengono in teatro di Casale di Principe forse qualcuno in passato ha avuto preoccupazione ad avvicinarsi a Casale no? oppure le attività di, di altre organizzazioni mi ha parlato la Croce Rossa ma anche altri che in modo autonomo, non direttamente collegate a noi ma che fanno una serie di iniziative stupende, stupende bellissime, straordinarie indicano tutto quanto è una società ed una città che è cresciuta sta crescendo la soddisfazione è che dire, per comparazione, ma insomma, questa crescita è avvenuta mentre io faccio il sindaco. Insomma, è una, un momento di gratificante per, la, per sé, anche se non tutto diventa, sono anche, meno male, cioè percorsi autonomi di molti altri soggetti. E uno slogan finale? Come vede Casal di Principe? Beh, oh. no, <ride> dovendo aprire la, la, il, chiama, il comitato elettorale... Dovevamo mettere un manifesto, tanto come mettere, quindi abbiamo pigliato un manifesto della vecchia campagna elettorale, ma la puntata, dove c'era uno slogan, non farti dominare dall'amore della tua parte, ma dall'amore della tua terra. questo era uno degli slogan. Allora abbiamo lasciato e dominare, facciamoci dominare dall'amore per la nostra terra ancora. Vedo, questo è come slogan, forse non è molto efficace è come battuta, cioè, ma può essere indicativo. Facciamoci ancora dominare dall'amore per la nostra terra ed evitiamo di fare eh, ragionamenti di parte. Uh, stamattina c'era un intervento del um, presidente della provincia Magliocco, sul Mattino che dichiarava come uh, Forza Italia, come nel 2014, come altre forze politiche, uh, appoggio. Ma, mh, in effetti lo fate facendo un'affermazione: non uh, noi siamo parte e andiamo a contrattare, no. Noi riconosciamo che questa amministrazione ha rotto con il passato, è una grande novità, non ce ne importa a, a chi vota politicamente, alle europee un sindaco, qual è la sua cultura eccetera, eccetera, ci interessa che la cosa vada avanti. Questo è un segno di maturità delle forze politiche che stanno in campo, la stessa cosa sui partiti democratici e gli altri, ma è anche significativo di un giudizio che si è guadagnato questa amministrazione. Allora questa cosa di farsi dominare dal lavoro proprio veramente significa che fra di noi ci sono persone che sono vicine a Forza Italia, qualcuno al Partito Democratico, ci sono anche qualcuno che fa riferimento a, a votate, vota, fa parte del gruppo di 5 Stelle e così via. Per cui c'è un miscuglio, o, no, o meglio ancora, un'alleanza di soggetti che vengono da esperienze politiche diverse, ma che però sono tutti animati da una sola cosa, l'amore per la propria terra. Qui non dobbiamo fare chissà quale grande decisione, una guerra alla Corea. Qui dobbiamo andare a decidere di coprire le buche, di, di, come si chiama, di aiutare il tema del rantagismo, di, di avere un'attenzione una diversa nei confronti dei soggetti più deboli e così via. Quindi queste cose qui le possiamo fare indipendentemente, poi se nella cabina elettorale quando vado a votare per l'europeo, mi esprima per l'estrema destra o per l'estrema sinistra o chissà che altro. E questo è un altro degli aspetti positivi di questo periodo e, e del futuro. Quindi fa intravedere delle positività anche per il futuro. Grazie, sindaco. Prego.